Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un video un po' particolare, un video dove andremo a vedere la lista dei desideri, la mia, di circa 90 giochi. Vi farò vedere i giochi che mi interessano, che sto aspettando, dato che quest'anno non ci sarà come un anno fa, i migliori giochi in uscita 2019-2020, allora si chiamava la serie così. Non la farò quest'anno, ma vi faccio vedere i giochi che sto tenendo d'occhio da veramente tanto tempo, alcuni di essi. E saranno 90 giochi, un po' su tutti i generi, però mi sono accorto che tante volte apprezzate quasi di più i video di questo tipo che i gameplay, quindi ve ne faccio uno. Il primo gioco che andiamo a vedere è Car Detailing Simulator, gioco di cui non so ancora prezzo né data d'uscita, ed è un gioco dove a quanto pare si possa andare a recuperare auto, sistemarle e poi magari metterle in funzione in vendita. Poi c'è Among Us, un gioco che costa veramente una stupidata. Appena troverò qualcuno, qualche amico con cui giocarci, lo acquisterò. Bellissimo, è il gioco del momento. Free to play su cellulare, a pagamento su Steam, dove dovete scovare l'assassino tra i vostri amici. Solo online, insomma, dove c'è un impostore. Handyman è un gioco davvero molto interessante, anche qui nessun prezzo, nessuna data, dove potremmo andare a fare, diciamo, l'uomo tuttofare, uno dei classici simulatori un po' sullo stile di House Flipper, dove dovremmo fare l'omino tuttofare, quindi sistemare i vari guasti in città. House Designer è un altro gioco davvero interessante, dove andremo a costruire planimetrie, case, insomma, è un gioco di educativo, di simulazione di costruzione. Poi abbiamo Trans-Siberian Railway Simulator, un simulatore di treni però ambientato in Siberia, luogo che mi piace molto. Poi, però mi incuriosisce anche il fatto che ci sia questo orso con la pistola, e noi con la pistola, non l'orso con la pistola. Quindi, insomma, mi fa pensare anche a una sorta di simulatore di sopravvivenza. Insomma, guideremo un treno. Questo è molto interessante, è Landlord's Super. Sembra una versione evoluta, evolutissima di un House Flipper, dove andremo proprio a costruire e riammodernare case. Al momento il gioco è già disponibile, costa 16 euro, ma al momento solo per una casa soltanto, quindi una versione anche abbastanza arretrata, costa non tantissimo, è uscito ad aprile, insomma, vedremo. Un altro gioco, però, in questo caso previsto per il 2021, è Dissident Frostland Escape. Un gioco di ruolo, insomma, di open world. Sarà da vedere un attimino che cos'è. Li tengo d'occhio. Non sono tutti i giochi che sto aspettando spasmodicamente, ma giochi che hanno suscitato in me un po' di curiosità. Quindi magari anche a voi, se avete dei gusti che per lo più va seguendo i miei, potreste andare a scoprirli anche voi. Abbiamo The Bus uscirà tra un po', lo sviluppatore mi ha già sugli stessi di Fern Bus e di Tourist Bus Simulator, ho già un mezzo accordo, quindi lo porteremo sul canale. Abbiamo Baldur's Gate 3, costa tantissimo, è uscito a ottobre come Early Access, uscirà l'anno prossimo in versione definitiva e in italiano, fino ad allora non lo proverò né lo acquisterò. Abbiamo Lens Island, esce a marzo, molto interessante, è un, diciamo, simulatore di sopravvivenza, di costruzione di basi, di fattorie, insomma, andremo a gestirci un'isoletta, molto interessante anche lui. Busworld è un'altra cosa un po' più particolare, perché è un simulatore dove si guideranno dei pullman, ma a quello che vedo, quello che ho visto, si può esplorare il mondo, insomma. Back Skylands è molto figo come gioco, perché comunque sarà un gioco in pixel grafica, dove potremo andare a fare un po' di tutto, esplorare, uccidere i nemici, insomma, mi incuriosisce molto. Run Escape invece è un free to play ed è un gioco che io avevo già giocato anni e anni fa, era disponibile solo da browser. Ora è qui, ma diciamo che lo sto tenendo d'occhio, poi magari un domani lo andrò a riprovare. Animal Shelter è invece un gioco dove dovremo riammodernare una sorta di canile, di ricovero per animali, quindi farli adottare, curarli, rimetterli, diciamo, in sesto. Dream Job invece è un simulatore di un po' come quei giochi dove si simula di progettare videogiochi. Qua siamo dei programmatori, un gioco che punta molto anche sull'automazione. Un'altra chicca da tenere d'occhio. Police Shootout è un altro titolo dove simuleremo un po' come Flash and Lights l'azione, diciamo, della polizia, quindi minacciando, diventa una sorta di FPS dove dovevo minacciare il tizio che tiene magari in ostaggio il barista o l'addetto di un supermercato. Qua abbiamo Bus Simulator 18, semplicemente perché mi è piaciuto
Tourist Bus, quindi mi piacerebbe un domani provare anche Bus Simulator, anche se gioco comunque a valutazione per lo più positiva. Wild West Dynasty, che dire, sembra dalle immagini molto molto indietro, quindi magari sicuramente l'anno prossimo, fine anno prossimo, se non oltre. È una sorta di Medieval Dynasty o Farmer Dynasty, ma nel Far West. Poi abbiamo Destroy All Humans. Sto mendicando questo gioco agli sviluppatori veramente da mesi. È un remake dove dobbiamo, diciamo, interpretare i ruoli degli alieni, un po' sulla sorta di Mars Attack, il film. Molto simpatico, non un capolavoro. Gioco molto interessante questo invece, che non costa tanto, però è uscito già da un po'. Sembra intrigante, però poche recensioni e una grafica un po' così basilare mi hanno sempre fatto desistere dall'acquistare. Poi si spezza un pochino l'arismo con Tohu, uscirà tra un anno. Scusate, tra un anno. Uscirà quest'anno, non si sa ancora quando, dicono autunno, quindi fino a dicembre ogni data è valida. È una sorta di un'avventura grafica con una bella grafica fatta a mano, insomma, vedremo. Star Wars Squadron, sono stato tentato fino all'ultimo di acquistarlo, poi ho deciso di risparmiare e non rompere il saldanaio. Bello, carino, mi piace Star Wars, si può giocare in VR, però insomma, vedremo. Abbiamo Revolution The Spark ed è un gioco a turni, un po' sullo stile di Banner Saga o di Divinity Original Sin, insomma. Esce a novembre di quest'anno, vedremo anche se uscirà in italiano o meno, perché sui giochi di ruolo sono sempre un po' restio a giocarli in inglese. Abbiamo Hotel Maniata, qua vabbè, ho amministrato ogni genere di attività commerciale possibile, perché non andare a gestire anche degli hotel? Hoccolife sembra quanto di più simile a un Animal Crossing in tutto e per tutto, e solo questo vi fa pensare che devo averlo. Vedremo quando uscirà. Qua abbiamo The Dungeon of Nahelbeuk, The Amulet of Chaos. Gioco uscito già da un po'. Questo sto temporeggiando. Voglio vedere un attimino come avanza. Come ha delle buone recensioni, però al momento non ho sempre il mood da hack and slash. RV Renovator, un po' come PC Building Simulator, come House Flipper, come Gas Station Simulator, insomma, si rimettono a nuovo dei camper. Perché qui? Perché mi è piaciuto tantissimo, seguo tantissimo gli Stepsover come canale YouTube e quindi sistemare un camper mi intrippano un poco. Figment Creed Valley è il seguito, diciamo, di Figment che vi avevo portato mesi fa, quindi lo sto tenendo d'occhio. Sailfort, quindi naviga dritto, è un altro gioco di navigazione e combattimenti navali, benché non sia appassionato, mi ha incuriosito la grafica, quindi lo terremo d'occhio anche per l'anno prossimo. Food Truck Simulator, come non averlo, il baracchino, il paninaro, insomma, come li volete definire, amministreremo questa attività. Greek Memories of Azur, poi potrei anche incappare in qualche titolo che ho messo lì tempo fa senza rendermene conto, però è quanto mi ricorda di più simile magari a un Ori, The Blind Forest, insomma, sembra carino come titolo. Abbiamo Kingdom of Wreck Business, dove dovremmo andare a amministrare, insomma, una barca sotto, andando con un battiscafo sott'acqua a recuperare relitti, quindi mi incuriosisce. Chef Restaurant Tycoon Game è una sorta di simulatore di ristorante, quindi anche qui mi ispira molto, un po' come il gioco della Pizza Connect 3, che mi ispira molto e dovevo portare sul canale. Abbiamo Scrapnaut, questo in realtà dovrei già averlo, se non sbaglio. Adesso qua dovrei informarmi, ma no, dovrei già averlo portato. Insomma, avevo messo questo prologue, e che i prologue sono sempre gratuiti. Starship Evo, invece, è un altro gioco che sto tenendo molto d'occhio perché ha già delle ottime recensioni, costa il giusto. Si esplora un mondo aperto, una sorta di anello tipo Halo, si costruiscono le navi, si vola con le navi, però non l'ho acquistato e non l'ho portato sul canale perché, essendo un early access, non ha ancora moltissimo, quindi attendo che cresca bene. Solar System Colonist, anche qui è un altro gioco spaziale molto interessante dove si va a gestire una colonia, dove si va a sopravvivere in un mondo aperto, nello spazio, insomma, su un pianeta, e lo teniamo d'occhio perché non è ancora uscito. Cooking Simulator VR, questo per il mio sfizio, insomma, perché avendo un Oculus abbastanza vecchio, però funziona bene,
vorrei provare a cucinare e far esplodere qualche cucina con il caschetto della realtà virtuale. Shores Unknown è un gioco di ruolo anche qui. Sembra intrigante come grafica, sembra intrigante comunque il combattimento a turni, però uscirà a febbraio, quindi vedremo anche in che lingua uscirà. Lost Viking Kingdom of Women, molto interessante perché è un gioco di sopravvivenza con una grafica un po' particolare, sarà da tenere d'occhio anche lui. Destroyer, The U-Boat Hunter, uscirà adesso, negli ultimi 4 mesi di quest'anno. Sembra il vero erede di The Hunter, insomma un po' meglio di U-Boat, quello che è uscito mesi, forse più di un anno fa. Vedremo anche qui, da appassionato di sottomarini, lo tengo d'occhio. Undead Days, questo è molto bello perché c'era in giro già la demo ed è un gioco italiano dove dovremo andare a gestire la nostra produzione di vino con la vite, insomma la fabbricazione del vino. Intrigante e graficamente molto molto carino. Abbiamo Distant Kingdoms, se ne parla l'anno prossimo, è un city builder, ambientazione fantasy, la grafica è molto caruccia, vedremo anche lui. Qua è uno sfizio mio, Halo, lo giocai pochissimo sulla primissima Xbox, quindi magari un domani mi cimenterò comprandolo. Builder Simulator, vedete qua si va un po' come Landlords, il gioco che abbiamo visto all'inizio della lista, anche qui non si sa quando esce, uscirà scontato però al lancio, si va a costruire case. In modo anche piuttosto dettagliato, mattone su mattone. Gold Hunter da amante di Gold Rush, The Game, anche questo, però il gioco uscirà su Steam nel 2022, uscirà una demo pubblica negli ultimi 4 mesi di quest'anno. Windbound è un titolo che ho in lista, ma semplicemente perché mi incuriosiva il fatto che fosse un po' uno Zelda-like, ma le recensioni mi fecero desistere dall'acquisto. Horizon Simulator, ho provato la demo, è classica quella che io definisco la grafica del disagio, dovremmo fare i gari dritti una prigione. Magari all'uscita, se avrò modo di provarlo o acquistarlo, rinominerò i nomi dei prigionieri con i vostri. Hollow Knight Silksong, diciamo che è un must have perché già l'Hollow Knight base era un gran giocone, questo un seguito, un'espansione, perché no? Paralives. Questo onestamente non ricordo esattamente perché è qui, l'ho aggiunto a marzo, però sembra essere qualcosa di veramente carino, il simulatore di vita, anche qualcosa di paranormale, insomma, boh. Questo è appena uscito, invece io ho aggiunto, poi giusto perché mi interessava farvi vedere dei titoli che comunque mi ispiravano molto. Poi dovremmo andare a rivederlo, però sembra così a grandi linee un The Sims, ma vedremo un attimino che cos'è. Tanti giochi che devono essere ancora annunciati, diciamo, non è ancora chiarissimo. Amnesia Rebirth è uscito pochissimo tempo fa, ne parlano molto bene, le recensioni hanno avuto degli ottimi voti, quindi perché non magari un domani scontato prenderlo. Paradise Lost, e anche qui. Deve ancora uscire, è un post-apocalittico, è un'avventura, insomma, è una realtà nostra, come dice qui, realtà alternativa. Molto bello, uscirà quest'anno, chissà se uscirà quest'anno. King's Bounty è un gioco bellissimo, io ho giocato i precedenti, pur non finendoli, ed è molto figo, però mi sa che non uscirà in italiano, se non ricordo male, è un peccato. Quartermaster è un gioco un po' così, insomma, è un simulatore. Adesso non di gestione di quartiere, se non ricordo male, insomma, è una roba un po' particolare, un po' astratta. L'ho aggiunta a febbraio di quest'anno, quindi non so, tante cose le devo rimuovere, però insomma. The Tenants abbiamo provato la beta, quindi lo teniamo d'occhio per il primo quarto del 2021. Stessa cosa. Uscirà a dicembre in Early Access, Everspace 2, ottimo gioco, già l'uno è un bel gioco. Andiamo ora su qualcosa di molto interessante perché The First Man è un gioco che io seguo e tengo d'occhio perché la grafica ricorda quella di Rimworld, ma in realtà è più un city builder, un 4X, cioè si può fare di tutto dal commercio, insomma, l'evoluzione della civiltà e sembra graficamente molto carino. Questo è a quanto pare un gran giocone perché è un simulatore spaziale con la vista dall'esterno come vedete qui, ma anche con la sezione interna in cui potete vedere un po' alla Faster Than Light, ma con grafica molto più bella, gli interni e ciò che avviene all'interno delle navi, quindi anche qui fighissimo. Poi
Poi Red Frost è un classico gioco di ruolo un po' così sullo stile post-apocalittico ghiacciato zombie, anche qui 2021, ne riparleremo. Forest Ranger Simulator, dovremmo andare a pulire le foreste, insomma mantenerci all'interno del nostro capanno, della nostra baita, io da montagnone perché non prenderlo. The Protagonist X-1 è un gioco di ruolo sull'ambientazione fantascientifico con combattimenti a turni, anche qui mi hanno bombardato di pubblicità su questo gioco, l'ho aggiunto in lista, ma sa che non uscirà in italiano neanche lui. Ghost Runner, un'uscita a ottobre, quello che mi ha incuriosito perché l'avevo identificato un po' come il gioco in attesa di Cyberpunk, ma in realtà di Cyberpunk ha solo l'ambientazione futuristica, per il resto è un gioco action dove faremo ampio uso di una katana. Filmmaker Tycoon l'avevo portato sul canale con uno dei video, è un simulatore di regista, insomma di organizzare film, anche se in realtà non sono più così sicuro che questo esce, così come altri giochi di questa lista. 12 Minutes è il classico uomo che viene imprigionato in un loop temporale, continua a vivere la stessa scena, quindi di una scazzottata e di un omicidio, molto intrigante, uscirà quest'anno, quindi non vedo l'ora. Abbiamo Haven, anche qui è una avventura, un gioco di ruolo giocabile in cooperativa, vedremo anche qui se è tradotto in italiano, la grafica ricorda molto quella di Zelda. 2021, qua ci dedicheremo pienamente con magari live o con tanti video su Kerbal Space Program 2 che è stato rinviato. Going Medieval è cambiato tantissimo, un gioco che seguo da molto, prima graficamente era molto più stile Rimworld, ora sembra figo ed è il classico gioco di sopravvivenza e costruzione di città di colonie. King Under the Mountain è più quanto simile a un Rimworld, avevamo provato forse la beta, questo open, insomma questo è interessante. Altro giocone un po' sullo stile di Gnomoria, anzi lo ricorda, lo rievoca in qualche modo, ma in ambientazione spaziale, su una base spaziale, quindi guardate qua che bello, non si sa quando. Abbiamo Inquisitor, un simulatore di inquisizione in ambito medievale con open world. Movie Studio Tycoon, come sopra non siamo registi ma gestiamo proprio a livello economico uno studio cinematografico. Starbase invece quanto di più un mix tra un EVE Online e uno Space Engineer, molto pericoloso come idea perché se non ci sono giocatori, i giocatori sono indisciplinati, sarà un flop totale. Moon Village, l'amministrazione di un villaggio lunare, sogno aspettando il 2024 dove l'uomo tornerà veramente sulla luna, in questo caso qui potrebbe essere una buona alternativa, un simulatore spaziale molto bello, ma anche qui grandi dubbi su quando uscirà. Dream Engines, anche qui ve l'ho portato, una sorta di gestionale un po' come Cliff Empire ma con ambientazione un po' steampunk. Cyberpunk 2077, questo è un must. E poi iniziamo con una serie di cose che vi avevo già portato sul canale in quei video di fine anno scorso, con l'amministratore di questa bar della pompa di benzina, il produttore illegale di alcol e bakery, un panettiere, insomma, la produzione e la vendita di pane, simulatore di elettricista, molto utile anche nella vita reale, magari. Electrics invece sembra più come questo, ma più al dettaglio, più un qualcosa magari orientato a apparecchi elettrici e microsaldature. Make Your Kingdom, un altro gioco davvero interessantissimo, perché si va a gestire le costruzioni della città, tutto in tempo reale, anche qui, grande mistero, ma il gioco è uscito, deve uscire quest'anno, quindi Make Your Kingdom spero di poterlo portare entro la fine dell'anno. Farm and Fix invece è uno di quelli che mi lascia più dubbi perché è uno di quelli su cui si sa meno, assomiglia a un Farmer Dynasty più che a un Farming Simulator, però non si sa, ce l'ho in lista da veramente un anno e mezzo quasi, no è più di un anno e mezzo, ma non se ne è mai saputo niente. Occupy Mars lo aspetto, uscirà penso entro la fine di quest'anno, lo aspetto, così come aspetto anche Woodzone, però qui se ne parlerà probabilmente l'anno prossimo, intrigantissimi entrambi. Mentre è stato annunciato di recente che uscirà Mars Horizon, quel simulatore spaziale, verso Marte, insomma, dove si amministrava il lancio degli animali per i russi, insomma, dove possiamo andare a ricercare le tecnologie e andare nello spazio. Interessante, questo lo porteremo di sicuro di nuovo entro la fine dell'anno.
King Under the Mountain, anche qui ricorda un pochino un Onyomori misto un Rimworld ma con grafica più bella, dove amministreremo la nostra personalissima Moria. Biomutant credo uscirà l'anno prossimo a sto punto, gioco un po' così, ne hanno parlato bene però non si sapeva molto, hanno messo in giro un po' di tempo fa dei video che ne parlavano, però vedremo quando uscirà e se uscirà. Ultimo gioco di questa lunghissima lista di 90 giochi, Mr. Prepper, di cui c'è già la versione prologue, dove saremo un tizio che è pronto ad abbandonare, ad andarsene, insomma uno che continua a nascondere al governo il fatto che vuole fuggire e poi sotto si costruisce un razzo che userà per fuggire. L'ha portato Gameplay Channel con una breve live. Ragazzi, questa era la lista dei miei giochi nella lista dei desideri su Steam. Fatemi sapere che cosa ne pensate, scrivetemi il gioco che aspettate di più qua sotto nei commenti, dei vostri, non solo dei miei, anche dei vostri. Fatemi sapere, alla prossima e ciao ciao!